ciao a tutti ragazzi, sono Stacia del Petro sul mio canale. Ancora canale col Benevento. Mese di aprile del 2018, è già passato ovviamente, però piano piano si va avanti, siamo alla partita di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Non sono passato con una televisione stavolta. Perfetto, e sono aperto tutto sottofondo. Andiamoci subito a giocare questa partita. Abbiamo vinto 1-0 all'andata con rete di Kakà. Fu la prima partita dell'episodio scorso. Sarà, ragazzi, una partita dove bisognerà rinchiuderci in difesa ed evitare di uscire dalla Coppa Italia, ragazzi, dopo tutto quel che abbiamo fatto fino ad adesso, anche perché poi abbiamo una doppia sfida con Milan, tutti e due a San Siro. La prima e la terza partita di questo episodio, ragazzi, saranno proprio contro di loro. Nel mezzo credo ci sarà la sfida in casa con la Juventus addirittura, quindi tre partite veramente insidiose. Però diciamo, guardiamo dal lato positivo, che magari nel prossimo episodio ce ne saranno solo due. Una sicuro, che è l'ultima giornata di campionato, ragazzi, giochiamo contro chiunque sia. E anche giocheremo un'eventuale fine di Coppa Italia, ovviamente, quella non mancherà mai. La spalla, ragazzi, avanti con la Lazio. C'è una forte possibilità che la fine di Coppa Italia sia SPAL Benevento. Le più putate adesso sono SPAL Benevento, ragazzi. Io non ci voglio credere. Ma vabbè, andiamoci a giocare questa semifinale di ritorno, ragazzi. Sempre coscienti che dobbiamo difendere il gol segnato all'andata. Sono Andre Silva subito. Bravissimo Belek. Calcio d'angolo per i rossoneri. Non si riesce a evitare il calcio d'angolo. No, poteva palla uscire piuttosto. Destro, prendila. Oh, difesa oltranza, ragazzi. Adesso Milan non ci farà far più vita. Bakogu destro, ragazzi. Io avrei tirato meglio, sinceramente. Segnare dopo pochi minuti avrebbe potuto dare. Quindi rinvio lungo. È ancora a patire dietro. Bakogu si gira, attenzione, Murato! Sinistro, Donnarumma! Ah. Ragazzi, Donnarumma sarà il problema più grosso in tutte queste partite. Va dentro ancora per Bakogu! Angolo. No, sei fortunato Viola. Chi ci mettiamo? Mi fido di Ceravolo, dai. Mi fido di Ceravolo. Se mai la prossima partita giocherà Jones. Va a catarli la banderina dove c'è Bakogu, troppo corta. Costa la mette dentro Donnarumma. Alessandro si imbuca, destro, ancora angolo, ragazzi. Passare questa difesa di Milan sarà veramente un'impresa. E allora colpo di testa, cioè, proprio fuori dallo specchio della porta. Cipsa dentro, dove c'è Alessandro, atterrato. Rigore. Fallo di Clean. Io spero giallo, tanto non sembra niente il cartino, perché tanto lo sostituiscono, però è appunto giallo. Cioè, preso la decisione giusta, Pierluigi. Ok, potremmo portarci il vantaggio, mai dare niente per scontato. Gol! Bakogu, 1-0 al 36esimo, ragazzi, meritatissimo. Per tutto quello che stavamo facendo vedere davanti, angolino. Forse se Donnarumma si fosse buttato sicuramente l'avrebbe presa. Però ragazzi, infatti mi assomiglia per niente Donnarumma, ma vabbè. Rigore, esteticamente perfetto. Anche se sicuramente Donnarumma avrebbe potuto fare di più. Però col puntatore, ragazzi, ovviamente è tutto più facile. Vabbè, si passa in vantaggio.
capitolo e subito, mamma mia, neanche tempo di finire di parlare del gol vecchio che mi hanno subito bussato alla nostra porta. Knocking on Benevento's door. Tiravolo sul fondo, al cross da Alessandro, traversa! Traversa! Non ci voglio credere. Un gol anche bello. 3 i minuti da recuperare. Andre Silva. Occhio, cerca l'area di rigore. Signora Borini, non possiamo concedere niente adesso al Milan. E il pallone se ne va via. E finisce il primo tempo. Dopo c'è una munizione, sì, per dare Sam un fallaccio che ho fatto prima. Nella parte credo tagliata. Tiri in porta 4-2 per noi, tiri 8-3 per noi. Risultato 1-0 su rigore, ma va bene ragazzi, va bene, stiamo facendo anche troppo per essere il Benevento contro Milan, una semifinale di Coppa Italia. Adesso però c'è da tenere veramente duro, perché Milan non ci farà, come ho detto, far vita. Bakogu, Donnarumma. D'Alessandro sul fondo, D'Alessandro, incrocia Donnarumma. Ragazzi, non si passa da Ciccio, eh. Qui il difensore ha delle responsabilità. Beh, direi molte pie. Ma Bakogu da fuori, Donnarumma. Basta. Raga. Adesso facciamo entrare, non so per tipo la prima volta, Patrick Cutrone, ex della partita. Non c'è nessuno, siamo tutti in difesa a oltranza, colpo di testa, fuori. Poi c'è calcio d'angolo. Facciamo entrare Patrick Cutrone, gli concediamo 20 minuti di mezz'ora di partita. E vabbè, mai che Milan faccia due gol la vedo improbabile, ma tanto passeremo noi uguale. Attenzione a Cutrone. Donnarumma ancora, ragazzi. Donnarumma ancora. Non si passa da Donnarumma. Ufficiale, non si passa da Donnarumma. Mira che ci prova. Bravissimo dietro lì. Cacà. No, ho passato quello sbagliato, però rimane lì Donnarumma. Meno male non ci ha parato rigore Donnarumma, meno male non ci ha parato rigore. Tutto questo in questa parata. Fine. L'arbitro dice che può bastare. Fine ragazzi, 1-0, ma io non so cosa sia successo, ma Donnarumma ragazzi. Cioè, si sa che a FIFA Donnarumma è il portiere più forte, col potenziale più alto, ma alto, ma 10 tiri in porta a 2, vince 1-0 col gol sul rigore, cioè... più di qualcosa che non va. La finale, ragazzi, da quel che ho capito, sarà Spal-Lazio. Sarà Spal-Benevento la finale di Coppa Italia. Eh sì, ragazzi, il 30 maggio, quindi a maggio l'episodio numero 11, lo giocheremo contro Chiev e Spal. Praticamente è l'episodio più soft. Giocatore infortunato, 3 mesi viola, ragazzi, 3 mesi viola. Adesso è una bella batosta perché non ci voleva. E giocherà al suo posto Jones. Che qua non cambia praticamente niente. Jones, che almeno con il suo 89 di velocità scatto potrebbe darci una mano là davanti, però insomma l'infortunio di Viola è una bella batosta, anche perché giocano sempre i soliti, quindi a forza di giocare è ovvio che poi succedono i danni. Allora, siamo terzi, ormai abbastanza al sicuro per avere un posto in Europa per il prossimo anno, però ragazzi c'è da stare molto attenti. Motiviamo questo Benevento che ha bisogno di una bella scossa. Classifica marcatori, sempre Bakogu con 19 gol il primo. Però c'è da fare attenzione, ragazzi, a Callejon. Allora, facciamo giocare con la maglia classica? No. Devo giocare con la maglia bianconera di Ventus, tanto non serve a niente. Si giocherà di sera, ragazzi, tutta la formazione sarà stanca perché viene dall'impresa di San Siro. Impresa, ragazzi. Donnarumma l'impresa, perché alla fine... ha preso gol sul rigore, ma del resto credo che portiere così, se l'avessi avuto io, non avrebbe fatto tutte quelle parate.
E vabbè, andiamo a giocarci questa partita di campionato contro la Juventus. Speriamo che l'inerzia della vittoria contro il Milan ci possa dare una grande mano. Bene, avremo contro Buffon, la cosa mi conforta alquanto. La Donnarumma, Buffon, ragazzi, Buffon ancora più forte. Oddio, ragazzi, speriamo vada bene. Perché poi dopo c'è da riaffrontare il Milan sempre a San Siro. Quindi, e diciamo, vincere queste due partite contro l'Juventus e contro il Milan alla prossima potrebbe veramente consolidare un posto in Europa. Perché Bologna ha 45 punti, noi 51, abbiamo 6 punti di margine. E quindi, ragazzi, sarebbe una cosa che, come dire, molto buona. Guadagnare un posto in Europa per il prossimo anno. Sicuramente non ci daranno soldi, perché la FIFA sei sempre povero, però magari potrebbe servire. Attenzione subito per Dybala. No, gol della Juventus. Bravissimo Belek. Poi si tuffa. Bravissimo Belek in uscita. L'ho fatto uscire a scatti e ha funzionato, ragazzi. Meno male, abbiamo bloccato Dybala subito. Pericoloso. C'era da Grascosta per Bernardeschi, ragazzi. Bernardeschi, ragazzi, è una cosa immarcabile, imprendibile e irraggiungibile. Ne so qualcosa perché gioco col livello campione barra leggenda, avendo una carriera con Napoli ogni volta che gioco contro la Juventus. Non ho due gol da Bernardeschi, li prendo. Bakou. Palla schizza via dopo il contrasto. Fermato da Venuti. Può girare il pallone. Se lo beve. Occhio a... Che qualcosa c'è in Bakou di testa. Addirittura rimessa dal fondo per Buffon. Peccato, ragazzi, peccatissimo. E potrete ovviamente seguirlo in diretta. A passare Buffon sarà un po' un problema. La palla nel mezzo. Buffon blocca senza problemi. Figuratevi se non blocca queste palle Buffon. Matuidi. Kaká. Un'ultima azione. Vai in Bakou. C'è spazio per andare. Dai Bakou, regalami questo. Questa gioia. Altro tentativo. Sinistro Buffon. Almeno una parata onesta, in effetti, la centrale. E finisce il primo tempo sullo 0-0. Partita piuttosto infelice. Altro due tiri in porta, 0 per noi, però, ragazzi. Niente da fare. Juventus dietro legge è la Juventus. Calcio d'inizio della ripresa. Non ha Donnarumma. Però, ragazzi, passare sarà difficile. Magari sti qua fanno un tiro in porta, fanno un gol, ma sicuramente succederà. C'è nel tiro, traversa, gol della Juventus. Cosa ha detto? Fanno un tiro in porta e sti qua fanno gol. E così fu, ragazzi, così fu. Gol di... Marrone, ma ha preso gol da Marrone, ragazzi. È dalla carriera cludinese che non riesco a vincere con la Juventus. Cioè, incredibile. Va dentro. Bakou! Finalmente abbiamo fatto gol alla Juventus, ragazzi. 1-1. 56esimo, c'è tutto il tempo a disposizione per poter difendere il pareggio. Ho aspettato soltanto perché ho detto, ma forse con il gioco. Attenzione, regolare. Giocando con troppa sufficienza, sicuri di essere superiori agli avversari. Perde l'uomo di Stanner e permette così a Bakou di mettere un bel diagonale a Buffon per il 20esimo gol in stagione. È tornato finalmente a segnare in questo episodio, perché lo scorso episodio, ragazzi, non ha mai fatto gol. Palla schizza via dopo il contrasto. C'è un fallo intanto. Ora non mi puoi fortunare anche i minuti dopo Viola, perché devi terzini, sa che non ne ho. Fallo di Sandro, giallo, giustissimo. Eramo, non lo posso ancora fare entrare. Jones al cross, dove c'è D'Alessandro. Buffon tranquillissimo.
Occhio a Dybala. Tra Dybala, bravissimo qui a difendere di corpo. Chi era stato? Lucioni, mi sembra. Letizia, di inerzia, Letizia. Per D'Alessandro, un fortunato. Bene quel difensore che ha costretto. Dovrebbe essere... Mi sembra rimessa dal fondo, sì. Purtroppo, ragazzi. Ma stiamo facendo anche troppo. Gran palla in mezzo. Makoko, perfetta. Perfetta, Buffon. Niente da fare, ragazzi. Crossare. Ecco il tiro. Se ci fosse solamente arrivato, mi sembra fosse Benatia. Se ci fosse soltanto arrivato. Servito bene Dybala. C'era Dybala, il gol nel recupero, no! Palo! No, non ci. Che errore! Ragazzi. Colpa mia. Dono ritorno, ragazzi. Colpa estremamente mia. Attenzione degli avversari. Ormai fine la partita, ragazzi. Ho premuto, non so perché, triangolo, forse per far uscire il portiere, e mi ha dato il cerchio. Adesso poi, ragazzi, guardiamo le statistiche. Tiri in porta 5-2 per noi, ragazzi, e loro con 2 tiri in porta dentro la partita. Ragazzi, fa rabbia. Se fossi stato nella mia carriera, probabilmente avrei buttato sotto sopra la casa. Però, ragazzi, vabbè. Siamo a Benevento, succede. Però siamo scivolati quarti. La Juventus continua ormai ad andarsene verso il titolo di campione d'Italia. 5 giorni da Alessandro, va bene. Andiamo a allenare i nostri giovani. Cutrone. Certo, ragazzi, io me lo sarei immaginato pienamente che avremmo preso gol al 90esimo. Detto qui. Non si fa. Vabbè, ragazzi, è andata così. Pazienza. Abbiamo ancora una partita da giocarci. Abbiamo un campionato da. Vuoi essere protagonisti. E rimane ancora una partita da fare. Aumenta qui solo Petrovic a 62. Andiamo adesso a simulare contro lo Sassuolo fuori casa. Ragazzi, veramente peccato. Vabbè, ora che l'Inter ci recupera avendo un po' improbabile. Facciamoci le corna. Mezza stampa non mi interessa. Ospiti Sassuolo. Sicuramente perderemo, perché perderemo però. Ecco, 1-1. Espulso Costa. Siamo anche senza Costa contro il Milan. Benissimo. Al nuovo allenamento. A me no. Ora, mi dispiace per il posto in Champions League, sinceramente. Perché è una cosa a cui tengo tantissimo. Poi, ragazzi, siamo al Benevento e quindi se dovesse mancare l'obiettivo, la cosa sarebbe alquanto normale. Cioè, Benevento in Champions League, credo che nemmeno lo comprasse al che la IFI, potrebbe succedere. Dato che, come ho sempre detto, il nostro obiettivo è la salvezza. Siamo quarti, quindi ci siamo larghissimi. Andiamo ad allenare, la prossima partita è contro l'Atalanta e poi giocheremo contro il Milan. Vediamo di non fare cavolate, detto in senso, diciamo, senso carino, senza usare termini coloriti. Ricardi fuori 3 giorni, va bene. Questa stampa lasciamo perdere. Ancora... Sostituiamo un giocatore indisponibile. Come finisce? Credo che si perderà anche questa. 1-1. Gol di Cataldi e Papu Gomez. Adesso vediamo come siamo. Siamo quinti. Ah, ragazzi, siamo quinti. L'Inter è terzo. L'unica via di scampo, ragazzi, adesso è battere il Milan. Dobbiamo battere il Milan a tutti i costi e riprenderci la vetta della... Il quarto posto. E se anche per sbaglio l'Inter
dovesse perdere, potremmo addirittura ritornare terzi. Ragazzi, non si sa mai. Seconda partita contro l'Inter, contro il Milan, ragazzi, scusate. Dobbiamo assolutamente vincere. Peccato, potevamo avere un punto in più. Sì, un punto in più. Contro la Juventus, purtroppo, ragazzi, ho fatto quell'errore lì, me ne assumo le complete responsabilità, perché quando dico che FIFA che bugga, c'è un motivo, però quando dico anche che ho sbagliato premere il triangolo appunto lì, ammetto l'errore. E quindi adesso, ragazzi, questo ci potrebbe compromettere il posto in Champions League. Ci potrebbe compromettere il posto in Champions League. Quindi dobbiamo assolutamente, ragazzi, oggi fare una prestazione storica. Cioè, Benevento ci è riuscito a fare una prestazione storica nel campionato reale. Però l'abbiamo già battuto due volte il Milan. Tre volte, entrambe, tutte e tre 1-0. E quindi, se si facesse anche tipo non c'è 3 senza 4. Subito Bakou! Gol! Prendiamo la palla a mano, non esultiamo, non esultiamo. Siamo al quarto minuto. Non esultiamo, un kick off glitch. Non si esulta al quarto minuto contro il Milan. Contro Donnarumma, poi che ci ha concesso veramente. Segnare non è mai facile, ma in questo Ci ha concesso questo gol, sicuramente. Adesso però, ragazzi, ha subito sua difensiva col contropiede. Sono nel sinistro di Borini, di Kalinic, chi era Borini? Belek, qua non possiamo neanche fare un pareggio. Perché un pareggio significherebbero problemi grossi. Va dentro, atterrato in area da Alessandro, non c'è nulla, vabbè. Una buona avventura. Sinistro, bravo Belek, in angolo. Alto tiro in porta del Milan, ancora pericolosa la squadra rossonera. Da buon milanista, però, ragazzi, oggi devo tifare contro. Calcio e punizione, tocco con la mano di Kalinic, mi sembra. E la cosa ci va molto bene, perché possiamo ripartire da dietro e fare un po' di melina. Bakou si gira. Calcio al destro, Donnarumma. E poi mette fuori la difesa. Cipsa da fuori, Donnarumma ancora. Gianzi mette il cross, proprio niente, dalla Kakà. E niente, riparte lì. Attenzione a Jones, guardate qua come scatta. È finito il campo, però calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Va Cataldi. Però. Palla fuori, Cipsa! Si dispera, giustamente, ma deve essere una buona partita. Probabilmente ne capiteranno altre. Disperarsi è inutile. Invece di Donnarumma. Oddio, ragazzi. Stavo veramente per esplodere se avessi fatto quel gol. Attenzione a Bonaventura. Due di recupero come al solito, mai tre. Bonaventura come lo sfida Costa e alla meglio. Su numero 5, bomber rossonero. D'Alessandro. Fine primo tempo. In vantaggio, gol di Bakou al quinto, quarto minuto. Tiri in porta. Io sono veramente maniaco di queste cose. Tiri in porta, 3-1 per noi. Risultato che parla a favore nostro, ragazzi. Andiamo avanti. Primo pallone della Proviamo a fare un'impresa per la quarta volta col Milan. Cataldi vede Jones stanchissimo. Jones dovrebbe fare qualcosa tipo tirare e dare la Donnarumma. Assolutamente comodo per il portiere. Strano, vero? Attenzione, c'è un fallo che volevo evitare con tutto me stesso. Bonaventura dalla punizione. Destro, gol. Ragazzi, molto bravi ad aprirsi un varco nella difesa avversaria, hanno sfruttato al meglio il calcio piazzato. Lomino sul palo è inutile, tanto è il secondo gol che prendo su punizione su FIFA da settembre, tipo 1300 partite giocato, non sto scherzando, e prendo gol adesso con Bonaventura quando devo prendere un quarto posto in Champions League, quando ho levato Bakou per mettere coda e mi fanno il gol su punizione adesso. Ancora coda. Coda! Donnarumma. Coda! Niente da fare. Ceravolo! Ceravolo! Palo! 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 C'è! Ancora D'Alessandro ci prova, calcio d'angolo!
Stiamo premendo, ragazzi, come mai. Come dei forsennati. Come dei forsennati. Risolviamo anche il portiere. Calcio d'angolo, cross nel mezzo, niente, nulla, passing alto, dobbiamo vincerla questa partita, dobbiamo vincerla. Attenzione, pericolo. Va dentro, Alessandro, gol! Al 79esimo, ruba palla, difesa del Milan, Viola. No, chi era Viola, chi era quello lì? Quel grande, credo c'era Paolo che l'abbia rubata. D'Alessandro! Mette Conti a posto al 79esimo. Chi di gol al finale ferisce. Al gol finale perisce. In realtà l'abbia preso da Juventus, l'abbia fatto al Milan. Però comunque FIFA si sta parlando. Di FIFA si sta parlando. Perché mi inceppo mentre parlo, non lo so. D'Alessandro, ragazzi, adesso difesa oltranza, contropiede. Potrebbe essere una partita, ragazzi, che nemmeno la finale di Coppa Italia potrebbe essere così importante. Finisse così. Una buona avventura, palo! Adesso, ragazzi, facciamo uscire il Milan! Primo triangolo un'altra volta in difesa, ma non danno la Juventus, quindi si rischia di meno, ma si rischia uguale fuori! Oddio, ragazzi, buona avventura! Sta giocando praticamente da solo con Donnarumma, ma non è Donnarumma dell'altra volta. Ancora Bonaventura a intercettare là davanti, ragazzi. Dobbiamo cambiare fronte perché qua Bonaventura, ragazzi, sta veramente giocando da solo. Coda, tienila lì. Tienila lì. C'è un infortunato. Jones si gira, non ha più fiato. Siamo nel recupero, non possiamo assolutamente prendere gol adesso. Jones recupera benissimo la palla, Ciravolo. E gli la ruba Weigel, ma dovrebbe essere finita qui. Dovrebbe essere finita qui. 2-1. Bokovu, Ciravolo nel mezzo, ma la metterò su punizione, ragazzi. Triporta 6-2 per noi, onestissimo. Più un palo a testa, ragazzi. Abbiamo il risultato dell'Inter, no. Oddio, ragazzi, mi sento sollevatissimo. Prima che finisca la memoria nella telecamera, ragazzi. Io, ragazzi, vi saluto, tanto non c'è più altre partite, siamo secondi, ragazzi. Diciamo al prossimo episodio, state connessi, lasciate like, iscrivetevi, e la partita, ragazzi, si simulerà poi. Anzi, no, la simuliamo subito, ragazzi, così ci diamo il dente contro Udinese, si perderà sicuramente. O se, appunto, gol di Fofana ha di seconda posizione, ma va bene così, ormai l'Europa è in tasca, siamo quarti. Basta solo fare bene le ultime partite di campionato. Lasciate like, iscrivetevi come al solito per non perdermi niente. Ci si vede al prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi, grazie della visione e state connessi.